È da un percorso scolastico il più possibile aperto che cerca di ripartire la piccolissima comunità cristiana di Gaza. Gli istituti cattolici, quello gestito dalle Suore del Rosario e i due del Patriarcato Latino di Gerusalemme, accolgono circa 2100 studenti, dall'asilo alle superiori. Con un paradosso, circa il 90% di loro è musulmano. Gli studenti cristiani sono solo 176. Noi abbiamo un rapporto molto, molto bene, molto bello tra di noi cristiani e musulmani, perché anche se la nostra scuola è cristiana, ma la maggioranza dei studenti sono musulmani e loro tutti hanno questo sogno di uscire di Gaza, ma anche avere sapere altre culture così dà il senso di essere open mind. Tra i più grandi pericoli in questa terra circondata da una frontiera impermeabile c'è proprio quello della chiusura. Per questo, ma anche per assicurarsi un futuro lavorativo dentro e fuori la striscia, nei programmi formativi in cima alla lista delle priorità c'è lo studio della lingua inglese. Molto del lavoro che si svolge qui si basa su progetti che spesso sono finanziati da istituti europei o americani, quindi conoscere bene l'inglese aumenta le possibilità di avere una carriera migliore. È l'unico modo per loro per uscire da questa miseria e magari potranno fare qualcosa di grande quando torneranno nel loro paese. Non è vero che da Gaza si vuole solo scappare, confermano insegnanti e direttori delle scuole mentre mostrano strutture e attività, perché questa è la loro terra, la terra che amano. I nostri studenti sognano di andare all'estero, studiare per diventare dottori, ingegneri, ma poi anche di tornare per aiutare a costruire il proprio paese. Vogliono realizzarsi e aiutare gli altri. Speranze e sogni non hanno limiti. La gente può sperare e sognare, non importa cosa. Un giorno queste speranze e sogni possono diventare realtà.